Ciao Cristian, ben arrivato. Gianluca Mariotti e il resto dei cari amici di Cesena. Ti chiedo un po' ecco, il primo impatto di questo primo mese ormai di fatto qui a Cesena. Già sono molto contento di essere al Cesena. Il Cesena ha una storia importante e ringrazio il direttore per aver fatto tutto perché posso giocare qui. E, quando sono venuto ho parlato con il mister, mi ha detto cosa aspettava di me e solo questo e dopo provo da imparare dai più grandi come Caturano, come Rossini e altri giocatori e solo questo. Possiamo un po' la tua storia personale? Sì. Tu dicevi di due Coppa Italia, vero? Sì, giusto. Con la Fiorentina. Prima o solo alla Fiorentina? Sì. Anche prima. Anche prima? Ok. Ho iniziato il calcio a Parigi, una piccola squadra a Parigi. Dopo a 13 anni sono andato a squadra? Una squadra della mia città, okay, che si chiama Gentilly, a Parigi. Dopo sono andato a Clairefontaine, dove c'è la nazionale, dove ho fatto 2 anni prima di entrare in formazione a Monaco, a l'AS Monaco, e ho fatto la formazione lì, 3 anni, e dopo ho firmato il mio primo contratto professionale nella Fiorentina, dove ho fatto 2 anni in primavera, e a volte sono andato con la prima squadra, e ho vinto 2 Coppa Italia primavera. Abbiamo giocato anche una Supercoppa Italia primavera e ora sono al Cesena. Come sei arrivato in Italia? Cioè, come è stato il percorso? Diciamo, tu sei il doppio passaporto, tra l'altro, francese, giusto? Prima sì, per ora solo il francese. Solo il francese? Sì, solo il francese. Francese sì. Italiano, giusto? Sì, sì. E il tuo cognome è di origine sì, italiana? Sì, sì, giusto, sì. Okay. Sì. E ho fatto 3 anni a Monaco, la mia formazione, e l'ultimo anno abbiamo, come si dice, a Monaco una squadra importante in Francia, dove hanno molti grandi giocatori che escono dalla formazione, e non aveva il posto per me per crescere, e è arrivato la Fiorentina negli ultimi mesi, e quando è arrivato la Fiorentina mi hanno parlato del progetto che avevano per me, ho pensato che era la migliore possibilità per me di continuare a crescere anche in Italia e quindi sono andato alla Fiorentina. Monaco, teniamo ovviamente principato in Monaco, no? Sì, 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 sì. Ecco, in Italia tu quindi hai fatto 2 anni in primavera? Sì. E questo è il 3° anno che sei in Italia? Sì. Ecco. Che idea ti sei fatto dell'Italia, cioè come si vive al di là del calcio e di tutto? Tu come stai? Prima ero un po', non so come si dice in italiano, ma un po' di paura perché era la mia prima esperienza fuori dalla Francia. Però sono arrivato e ho imparato veloce, ho fatto la scuola per imparare l'italiano e anche con la mia squadra e altri giocatori mi hanno integrato bene e sono molto contento di essere qui. L'Italia è un paese che vive il calcio e dove il calcio è importante nella vita qui e sono molto contento di essere in Italia. Se dovessi descrivere la principale differenza proprio tra Francia e Italia nel calcio? In Italia o in Francia? In Francia, perché non so se è qualcosa che... Un po' la stessa cosa, però penso in Italia è più... Non so come dire... È principale, è più... Più vissuto? Sì, sì. Tu, nel quartiere di Parigi da cui arrivi, è lo stesso quartiere di De Frey, può essere? Non lo so dove vive De Frey. Sì, sì, lo conosco, sì. Come si chiama il quartiere? Dove vivo? Parigi, sì. A Parigi è Gentilly, è una città al sud di Parigi. Mm. Sì. Poi quella squadra è in Italia, sì. Okay.
Paris Saint-Germain, non so se qualcosa, no. Comunque... Quando ero piccolo, però. Torino, no, sì, no, 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 ho fatto solo una prova sì. A Parigi, però ho preferito andare a Monaco. Stava bene, sì. Come? Stava bene Monaco. Sì, sì, sì. Monte Carlo è top, sì. Non è male. No, no. Tanto mi sembra che c'era Falcao, vero? Come? Di Monaco c'era Falcao per periodo di sì, Falcao, Mbappé, era il momento, Mbappé, esatto, sì, il momento dove hanno giocato la semifinale di Champions League, sì. Questa, sì, sì. Sì, sì, sì. Quindi era molto, gioco, sì, una squadra incredibile. Quindi lì tu ti sei allenato con loro, anche ti allenavi? No, a questo momento no, avevo 16-17 anni. Quindi sono gli allievi qua? Sì, 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 giusto, sì. C'è una squadra in mezzo tra sì, te e loro? Sì, giusto. Ho capito. Tatticamente invece sul campo che calciatore ti... Cioè, ti consideri... tanti ti avranno detto che somiglia a Quadrado, un sacco, sì, no? Sì, sì. Ovviamente, è facile anche perché arrivi da Fiorentina. Sì. Le caratteristiche però quali sono? Sono posso giocare a diversi posti, posso giocare alla sinistra come destra, posso giocare in centrocampo ma più sotto la punta. Dipende, veramente per me non è un problema. Mi posso adattare a differenti parti del campo. Quali sono le tue aspettative proprio la prima tua stagione per i grandi? Cosa speri? A maggio cosa speri? Cosa mi aspetto per quest'anno? Di imparare la mia prima esperienza con i grandi, come lo diceva il direttore. E sono tranquillo, lo so che è una squadra importante, anche se non ho giocato le ultime partite, sono concentrato e sono pronto a aiutare la squadra e solo questo. A Firenze con chi era il tuo riferimento, non so, tra i più grandi, hai sì, stato qualche rapporto, io anche nel settore giovanile mi piace imparare di altri perché siamo un po' tutti diversi, c'avevi Vlahovic che è un 2000 come io, Monti che hanno giocato con la prima squadra e per una prima squadra più quando è arrivato Ribéry perché un francese è un giocatore che da piccolo guardavo alla televisione e come ruolo siamo lì sì, sì, quindi